Molto spesso la gente è convinta che per credere deve vedere. Fammi vedere. E il fatto che Dio è invisibile avvalora la tesi di quelli che non credono. Però non si rendono conto che c'è un problema. Infatti, se tu vedi una cosa, ne percepisci la forma. Ma la sostanza? Non è detto che la vedi con l'occhio. Non ci pensate, sennò vi viene un attacco di panico. Perché qualunque cosa noi osserviamo sarà sempre la pelle delle cose, cioè l'estetica, ma non come è fatta dentro. Quindi partiamo dal presupposto che non è affatto vero che per credere bisogna vedere. E non vi illudete. Sì, però che serve per credere? Allora, la grande verità è che la fede più che per la vista passa per l'udito. Fammi sentire. Infatti una pecora seguirà il suo pastore non tanto perché lo vede camminare davanti, ma perché lo sente parlare. E le pecore che ascoltano tante voci, appena riconoscono quella del pastore, subito gli vanno appresso, perché per conoscere qualcuno usano l'udito. Se tutto questo ti può sembrare assurdo, ti faccio un esempio. Ipotizziamo che adesso, in questo video, va via l'audio. Che hai capito? Nulla, perché non potevi ascoltare. Però mi vedevi, eh? Ma a che serviva? Era inutile, perché pure se mi vedevi non mi seguivi. Invece, ipotizziamo che va via l'immagine e non l'audio. Così. Tu non mi vedi, però mi ascolti. E mi ascolti pure meglio, perché non ci sono immagini che ti distraggono. E io e te possiamo continuare una relazione per il semplice fatto che la mia voce ti entra dentro. E tu, volendo, puoi anche rispondermi. Rieccoci. In altre parole, noi siamo fatti così. Vogliamo capire, vedere, toccare, e invece qui l'unica cosa da fare è dialogare. Vogliamo osservare attentamente, documentarci riguardo tutte le cose della fede, ma questi sono concetti. Se invece qualcuno ci rivolge la parola, forse non risponderemmo? Il nostro pastore ci conduce così alla verità, parlando al nostro cuore, non convincendoci con chissà quale segno visibile. E quando una parola arriva al nostro cuore, subito ci va di rispondere. Per questo Dio non si fa vedere con alte immagini, ma si fa sentire con alte parole, perché Lui parla e quella parola ci risuona dentro e noi la ascoltiamo, ci sentiamo conosciuti, la seguiamo e non la molliamo più, perché sentirsi conosciuti è molto meglio che conoscere.